come si dice, allora, buono, condividere in tutte le pagine, felice, Gaetano Ultimura di Fumatista, primo, e poi anche sull'associazione, eccetera. Vai, mettila pure sul mio profilo, l'associazione e l'altra. Siamo su da parte della pagina. Salve, è un piacere di nuovo essere qui con voi, partendo dalla nostra web TV Oltre il Muro. Devo ringraziare Felice Iovino di Cinemakers, che ci sta vicino. No, Oh, se fai... no, ringrazio tu che mi stai vicino, perché l'idea è stata mia e tua di questa nostra webcam libera per l'autismo, per dare voce agli autistici, alle persone autistiche. varie funzionalità, Le varie funzionalità, chi c'è in linea? Le varie funzionalità, pronto? E quindi praticamente la cosa importante è che parlerà oggi, poi ci sarà una... Pronto? Sono io, sono Viviana. Ah, ciao Viviana, che complimenti. E stavo parlando proprio di Viviana, che questa bella signora, questa bella mamma, internamente ed esternamente, parlerà di giochi ancora vicino a noi, della sua esperienza, del suo mondo. Eh sì, è praticamente è la storia È la storia di... dell'amicizia Ma che io non ti manca delle vedo, io pagine. vedo solo Gaetano. È la storia dell'amicizia che manca di tutti noi. Ah, ecco, adesso sì, adesso vi È la vedo. storia dell'amicizia che manca in tutte le famiglie, cosa che io ho riscontrato, ho cercato nella scuola di mio figlio, la Madonna Assunta, la Fiore di Porta a tutti i compagni, eravamo amici di classe. Era tutta una famiglia, questo è l'importante, che i compagni, c'era il figlio dell'assessore Mina che lo guardava negli occhi, ci frequentavano, eravamo amici con tutti i genitori, avevo nella scala dove abitava la Riviera delle persone che erano più umili, però ci cucinavano, stavano insieme a noi, poi altri amici nostri che sconoscevano, amavano Salvatore, perché tu lo devi amare questo mondo meraviglioso, che è un mondo vero, è un mondo bellissimo. E quindi anche imparare la comunicazione è importante a tutti i livelli che devono comunicare questi ragazzi. La storia di Viviana è favolosa, bellissima. Passo la parola, no, sono emozionato a Viviana perché io racconto la storia di noi, degli autistici, delle mamme. Voglio sentire a Viviana, passo la parola a Viviana, poi dopo faremo dei commenti, eccetera. È importantissimo. Allora, questo è il libro ed è la storia di Joe, mio figlio, che purtroppo ci ha lasciati molto presto. E il libro, diciamo, che racconta tutta la sua storia, ma all'inizio non era questo l'obiettivo. L'obiettivo era quello di poter stare un pochino meglio io, perché quando perdi un figlio così presto sballi, non ce la fai. E quindi un medico mi aveva suggerito di mettere tutto per iscritto. Poi un giorno mi sono proprio detta: ma la storia di Joe è proprio particolare, perché è particolare. Allora scriviamola, facciamolo conoscere a tutti, facciamo vedere quante cose abbiamo fatto insieme, perché ne abbiamo fatte tante insieme. E io credo che questo libro possa aiutare
molte famiglie che si trovano in questa situazione come, come la mia, come, come la tua, Gaetano, come tante altre, perché ti trovi in tantissimi momenti, ti trovi ad essere veramente un naufrago, come ho scritto, proprio cioè, alla deriva, perché sei da solo in una situazione burocratica allucinante e devi lottare per loro, per fare avere a questi ragazzi il massimo. Perché solo tu glielo puoi dare. È vero che ci sono le istituzioni, ma tante volte sei solo. E quindi io credo che chiunque leggerà questo libro, tante famiglie, penso che vedranno la forza che ci ho messo per poter combattere tutte le difficoltà. E l'ho fatto proprio fino all'ultimo giorno, ne sono molto orgogliosa, contenta, ma lo fanno tutti, solo che ci sono dei momenti in cui inevitabilmente cadi, e allora magari leggere le parole di una mamma che ha fatto il tuo stesso percorso, magari può aiutare. No, può aiutare a fare capire che si può, anzi si deve lottare fino all'ultimo momento contro tutto e tutti, perché loro valgono molto di più. Esatto. Loro valgono molto di più. Infatti, questa cosa è all'inizio, cioè io non è stata proprio una rivincita nei suoi confronti, perché in tante situazioni Joe era tremendamente solo, e lo ero anch'io. E l'ho scritto in maniera molto educata, ma ovviamente le situazioni difficili ci sono state e si leggono e ci sono. Però tutte le persone che l'hanno letto alla fine mi hanno detto che erano diventati amici di Joe, e questo è diventato un po' la metafora, no? Se è vero che chiunque legge questo libro, questo, diventa amico di Joe, allora è anche vero che questo libro, secondo me, deve girare tra le persone che non conoscono l'autismo, tra le persone che non ne hanno di persone autistiche intorno, perché magari riescono a vederne la bellezza e magari riescono a capire che possono fare la differenza per tanti altri ragazzi come lui. Esatto. E quindi questo è diventato un po' quello che mi sono... Volevano sapere la casa editrice, il titolo, e io, se lo dici un attimo, poi volevo dirti questo, che chiaramente Joe, a quanto ho capito, era verbale, giusto? Era sì, un ragazzo... lui era... Era autistico, ma non autistico, è sempre stato, cioè Gio aveva una malformazione. Scusate, ma ho fatto il vaccino ieri. Ho fatto del vaccino. E ho la febbre, quindi. Ah no, queste le abbiamo trovate. Tu parli anche dell'America, l'assistenza dell'America, ci sono andato bene in America in questo libro. Cioè che... Pronto? Aspetta, sa. Mi pare che l'ha ripreso. Comunque sarà raccontato questa bellissima storia. Ha raccontato questa felice, tu l'hai letto questo libro, ha raccontato questa bellissima storia, ha parlato dell'assistenza in America. Che adesso come... va? Hai parlato dell'assistenza in America, che hai detto che era meravigliosa. E poi hai raccontato un bellissimo mondo per tutte le persone autistiche. Già parlava. Mio figlio scrive con la tastiera, cioè bisogna adattare la comunicazione ad ogni ragazzo e farlo interagire nella vita, in questo magnifico mondo.
Io penso Ma che bisogna l'amicizia. capirli perché ognuno di loro è diverso da un altro, sono tutti Esatto. diversi. E Esatto, sono. quindi cioè, non si può usare la stessa tecnica con tutti i ragazzi. Per questo che esiste un PEI, che è il progetto educativo individualizzato per ogni ragazzo, ma molto spesso sono, cioè, sono cose che sono soltanto fittizie perché ogni ragazzo è diverso, quindi se un Esatto. ragazzo, i ragazzi hanno bisogno ognuno delle cose che gli fa star bene, non sono tutti uguali, non è che se tu lo metti a un centro diurno lui sta bene, magari Viviana, Giorgio al centro diurno non ci voleva andare. hai detto la cosa giustissima. Hai detto una cosa giustissima, sai Viviana, perché bisogna, noi abbiamo sentato il progetto CRIA, ci vuole l'ICF e la funzionalità, non si parla di autismo soltanto, ma adattato alla finta normalità. Un progetto individualizzato di comunicazione tecnologica in tutte le forme e la funzionata nello sport in tutte le attività. Stavi salutando, Viviana, continua a parlare, poi saluta lui a Riccardo. Ah, saluti, 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 grazie di essere qui. Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao, nella, buon pomeriggio. Sta nella tua macchina laboratorio, sta nella tua macchina. Io sto nella mia therapy car. Anche quella è la mia terapia. Ah, pure Maria Pia Vernile, ciao. Ciao. Mi ha detto ciao. la signora Bionda che non conosco il nome. Ma mamma di Gio, la signora la Viviana. Come diceva lei, ogni ragazzo, io dico sempre questo, una persona autistica va amata e va capita. Non esiste secondo me una terapia uguale o una terapia per il soggetto autistico, ma esiste l'amore e le persone che gli fanno stare bene. Quindi in qualunque luogo e in qualunque posto del mondo l'importante è metterli a proprio agio, perché come diceva lei, Gaetano è stato 12 anni in un centro diurno. E posso dire con risultati, vorrei dire zero, ma se dico zero diciamo che già gli sto dando dei vantaggi. Mamma mia, è troppo. Perché dopo 12 anni io mi sono purtroppo, e devo ringraziare, sarò pazzo, ma in un certo modo ringrazio la pandemia che mi ha permesso di lasciare il lavoro, di stare accanto a Gaetano, di poter vedere che Gaetano aveva bisogno di altre, non del centro diurno. Oggi Gaetano non è, è sempre un ragazzo che non comunica, non ha un modo di comunicazione, non parla, non è verbale, però Gaetano oggi a 19 anni riesce grazie a quello che io chiamo amore e impegno dei genitori. Siamo riusciti a fare usare il coltello a Gaetano. Dico, dopo 12 anni di centro diurno, dopo 12 anni di avere mangiato a pranzo in un centro diurno, Gaetano solo ora è in grado di tagliare la carne con il coltello, di usare la forchetta, perché i centri diurni non sono abilitativi, ma la maggior parte mi assume la responsabilità sempre di quello che dico, perché i centri, chi mi conosce sa che ci metto la faccia, i centri diurni molto spesso sono dei veri e propri parcheggi. Mi dispiace dirlo, ma è così, almeno quello che è nella mia esperienza. Ne conosco centri diurni che funzionano, ma sono veramente pochi. È il discorso d'amore che giustamente dice Antonio, come Viviana, che poi ha affrontato questo periodo della pandemia terribile per i ragazzi autistici, che eccetera, proprio l'ha travolto la prima ondata, se magari. Quindi c'è ancora più solitudine, voglio dire, ma questa è la società della solitudine, e quindi io penso che unire l'amicizia tra di noi e capire cosa sono questi ragazzi, l'amore è la prima cosa, loro ti vedono dentro, come dicevi tu giustamente, inoltre cercare ogni forma di comunicazione per farli comunicare è importante. Lo stesso. Allora, il terzo occhio.
Monia? Monia è la nostra responsabile anche scientifica, influencer. Monia, sì, ciao Monia. Monia. Ciao a tutti. Sei la meravigliosa, noi stavo parlando della funzionalità per chi parla, tu stai... Sì, però attenzione che mi sa che stiamo facendo un po' di confusione sulla funzionalità. Funzionamento indica un test del QI che stanno accantonando, non dovremmo neanche più parlarne sinceramente, non è una questione di funzionalità ma di caratteristiche di ognuno di noi. Io parlavo e di mi CF, metto dentro di CF. Perché parlo di CF. Sì, 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 ok, allora non funzionalità perché dopo adesso c'è tutta tanta confusione e si tende a dare, capito, basso funzionamento, alto funzionamento e si vanno già no, a classificarli. Parlo di chi sa fare lo sport, parla... Sì, 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 di... Di caratteristiche, sì, 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 esatto, sì, personali, parla, assolutamente. Invece bisogna trovare le tecnologie informatiche ad ogni ragazzo, cercare di farlo comunicare e vedere laddove ci riesce nello sport, e ci sono, come hai detto tu, i comunicatori compagni proprio nello sport e nella vita, ognuno può riuscire nelle io ritengo gli autistici, cioè tu sei una collega autistica, penso. Sì, io sono autistica, infatti mi sento un po' chiamata in causa quando dici gli autisti. Non sono un'aliena, non sono un'aliena, vi assicuro. Mi dicono gli autistici che Nicolò Scarnato mi diceva, e il dottor Ghendi me l'ha detto, mi amo che io sono autistico, perché mi amo gli autistici, perché io mi assentavo, e io sono onorato, cioè, di avere questa cosa. Quindi abbiamo delle caratteristiche un po' particolari, abbiamo delle rigidità, ci sono delle difficoltà sicuramente che poi sono più o meno gravi a seconda del soggetto, e quindi assolutamente, perché ci sono ovviamente, come anche nel mio caso, io ho tre figli e sono completamente diversi anche come difficoltà, però non per questo io gli faccio fare cose diverse perché hanno difficoltà diverse, cioè tutti gli obiettivi sono uguali per tutti, e questo è un po' un concetto che si fa fatica a far passare, ecco. È vero, stai dicendo una cosa giusta, perché bisogna comunque integrare nell'ambiente. Come... Ma vedi, scusate, il problema è uno, non è che non si riesce a far passare, perché esistono i piani personalizzati, quindi anche nelle linee guida questo di qua si asserisce. Il problema è che purtroppo nel nostro paese siamo bravi a scrivere, siamo bravi a leggere, ma non siamo meno bravi a mettere in pratica, perché dico, i piani personalizzati servono appunto per personalizzare un piano per ogni ragazzo, perché come noi sappiamo benissimo, e come Monia è la testimonianza vivente, sono cinque componenti in una famiglia, tutte e cinque autistici, tutte e cinque con delle difficoltà diverse e degli approcci diversi. Io seguo Monia e vedo che i suoi figli hanno tre difficoltà, sono tre ragazzini autistici con delle difficoltà ognuno, esatto. Sì, completamente diverse. Allora, proprio quindi, la difficoltà dei terapisti era completamente diversa, cioè assolutamente. Quello che dico io, noi il nostro noi in Italia ci pregiamo di avere, diciamo, sulla carta la più bella legge sull'autismo, la più bella costituzione che oggi si è fatta benedire, e poi è difficile mettere in pratica. È difficile fare passare, non è difficile farla passare, è difficile metterla in pratica, perché in Italia si perde tanto tempo a scrivere, a leggere, dietro le scrivanie e tutte cose. Magari i LEA sono stati scritti grazie a noi genitori che abbiamo dato a loro la possibilità di scrivere così bene quelle che sono i livelli essenziali e quelle che devono essere, diciamo, i progetti di vita. Però dopo che è stato scritto tutto questo, dopo che è stato fatto tutto questo, il governo, come sempre, se ne infischia, perché non investe e non riesce a concretizzare quello che ha scritto.
questa è la realtà. Antonio, avevi detto e una cosa questo devo dirvi una cosa. Io in questo periodo particolare, poco fa, ho detto una cosa. Ringrazio la pandemia che mi ha aperto gli occhi nei confronti di alcune cose, nei confronti di Gaetano. Oggi come oggi, in questo periodo storico, sto maledicendo la pandemia in un modo micidiale che mi sta portando veramente a una situazione strana nel pensare che stiamo veramente tornando tantissimo, tantissimo, tantissimo indietro. E mi fa veramente paura oggi vedere quello che sta accadendo, perché è inevitabile che tutto questo sarà una cosa che si ripercuoterà sulla vita dei nostri figli. Andò, hai detto una cosa importante per quanto riguarda il fatto delle linee guida. Io, la mamma di Gio, parlava che è stata in America un periodo, però la cosa importante è che l'Italia è l'unico paese laddove, come parlo anche con Monia, eccetera, non vengono sentite le persone autistiche, sia quelle che scrivono che parlano nelle linee guida. Quindi col ministro della disabilità io ho detto il progetto CLIA deve tenere in carico con l'ICF le scritture informatiche insieme ai genitori, bisogna adattare, cioè si è interpellato solo le associazioni eccetera e gli autistici non sono in carico. Noi dobbiamo cercare di far tenere i nostri figli. Questo ho detto al ministero, ho detto voi, comunque a chi li avete presentati? Non ai diretti interessati, perché ci possono essere autistici che scrivono, che parlano, i genitori tutti insieme, li avete presentati ad associazioni che non rappresentano, molte volte sono un insieme di agglomerati e che non sono manco associazioni di genitori. Quello che dicevi è giusto. Volevo dire, Gaetano, scusami se Liliana ti interrompo. Noi oggi abbiamo assistito a una cosa che io ritengo veramente grave, e intanto nel mondo dell'autismo, della disabilità in genere, ho visto tantissima come si dice, benevolenza su quella che il Ministero della Disabilità ci ha presentato, che è la Carta Europea della Disabilità, la Disability Card Europea. E io su questa cosa veramente mi sono fatto una grande risata, ma dopo aver fatto una grande risata ho pianto tanto, perché c'è solamente da piangere, perché se noi abbiamo un ministro della disabilità che lotta per equiparare in una carta la disabilità europea, quando noi in Italia, fra regione e regione, la disabilità non è assolutamente equiparata, molte regioni, fra comuni e comuni, anche nei comuni stessi, voglio citare uno, Roma, che è fatta di municipi, da municipio a municipio la disabilità viene trattata in modo diverso. Quindi come si può pensare di equipararci alla Disability Card e avere, diciamo, quella enfasi? Il ministro ha fatto, ma il ministro che cosa sta facendo? Cosa ha fatto? Cioè, se noi non ci rendiamo conto che in Italia la disabilità è un disastro per come viene gestita, e io non mi sento assolutamente in questo momento, ripeto, di dare ma neanche il voto più pessimo che possa esistere a questa classe politica. Gliel'ho detto in presenza, siamo stati a Roma, li ho incontrati personalmente e gli ho detto che non stanno facendo nulla, stanno facendo semplicemente i propri interessi, fregandosene di Gaetano, dei figli di Monia, di tuo figlio e di tutti i ragazzi e di tutta la disabilità. Infatti Gaetano, sai di che cosa ti chiamo Gaetano, perché sono affezionato a te. Parlava la mamma di Gio dell'assistenza in America, questo volevo dire, e lo sto dicendo da tempo. Allora, esatto, bravo. Allora, quello io sono stata... Mi sentite? Sì. Ok, io sono stata in California per 5 anni e in un'età che andava di Giorgio quando aveva dai 3 agli 8 anni.
e lì i servizi sono pazzeschi, non c'è niente da dire, venivano dati tutti i servizi possibili. Io facevo terapia con Giorgio sia al mattino che al pomeriggio, tutto quello che io ho imparato e che lui ha imparato lo devo a loro. Quindi a livello proprio tecnico e a livello di gestione della disabilità loro sono avanti, avantissimo proprio. Mi venivano dati anche addirittura dei soldi per gestire i rapporti con la famiglia, con mia figlia che era più grande e anche con mio marito per poter passare del tempo con lui. Soldi che venivano controllati da una persona fisica, cioè noi avevamo una persona dedicata a noi che veniva a casa nostra a mangiare, che controllava, che vedeva, cioè fantascienza, ecco. Però c'è da dire una cosa, che l'Italia, non c'è niente più bello di essere italiani e di essere in Italia. Perché? Perché noi abbiamo il cuore, noi nelle relazioni, noi ci mettiamo il
la mamma di Gio. Sì. Io non ce l'ho il numero, se no la contattavo. Boh. Su Facebook, ragazzi, su Facebook. La devi mandare a Monia perché la rivoleva la mamma di Gio. Tu ce l'hai il numero? Se no devo riuscire, glielo devo mandare. Che devo fare? Ah. Monia mi ha mandato un messaggio che non riesco a pigliare, un messaggio vocale, forse ha dei problemi, se la contatti, non riesco a chiamarla io, perché sto in... Esatto questo che ci avete mandato? Ma continua la diretta o un'altra parte, la stessa diretta, come condividere, io felice. Felice, la stessa diretta, non bisogna ricondividere. La devo ricondividere allora. No. Monia è rientrata, Monia, perché stava sì, mandando... sono rientrata, sì, sì. E senti, qual è questa? Qual è che la questa qua che sta mo? Questa in diretta, no? Monia, esatto, questo volevo dire. Sì, noi cerchiamo di... all'inizio eravamo disperati, una volta che abbiamo capito il meccanismo di come fare ad agganciare i bambini, ad interessarli, abbiamo capito che l'unico modo era che fossero felici, contenti, anche di fare le cose che non volevano fare. Tutto doveva diventare divertente. E l'altra cosa era uscire, indipendentemente da chi avremmo trovato, indipendentemente dal cercare per forza compagnia. E in realtà più siamo sicuri di noi, più abbiamo bambini solari e divertenti, più gli altri bambini vengono da noi. In realtà è ironico è che quando siamo in un parco, i bambini arrivano subito da me o da mio marito a chiedere delle cose anche per loro, mi allacci la scarpa, perché i genitori spesso sono assenti e quindi magari sono in un lato a guardarsi il cellulare e invece noi giochiamo e interagiamo con i nostri figli, quindi anche loro vogliono giocare anche loro. E quindi facendo tutte queste cose insieme, i bambini diventano poi dei facilitatori per i nostri figli e cerchiamo di coinvolgerli tutti. Non mi sono mai posta il problema che risultassimo strani. Sì, sì, ma no, noi non andiamo dove ci sono gli autistici, no, il punto è questo, noi no, anzi, spesso le famiglie mi dicono che possiamo trovare insieme, io dico sì, ok, però cioè, che senso ha? Cioè, troviamoci, sì, va bene, insieme, ma il punto è aprirsi agli altri, fare le cose che vogliamo. Fare delle cose che ti piace fare e farle serenamente, senza doversi preoccupare di quello che pensa la gente. E in realtà... Anche perché, scusami, Monia, anche perché quella è la vera inclusione. Cioè, noi sì, non possiamo fare l'inclusione. Allora, io mi aggancio a quello che tu stai dicendo. Io quest'anno sono riuscito a organizzare delle vacanze stupende, quest'anno, ormai l'anno scorso.
ho fatto delle vacanze dove ho coinvolto 6 famiglie con ragazzi autistici, tutti diversi da loro, ma siamo andati in un villaggio turistico integrandoci insieme alle altre persone. È stato bello perché la gente, cioè vedere la gente che ci ringraziava di aver portato, diciamo, in quei 4 giorni che siamo stati lì, la gente proprio stava bene. E posso dire che erano 6 famiglie di parte di, non eravamo tutti siciliani, c'erano di Roma, della Sicilia, di Frosinone. Eravamo 6 famiglie con gradi diversi di autismo e anche per età diversi, quindi non c'era cioè Gaetano non interagiva con il bambino di 2 anni. No. Ma ho voluto fare questo non perché volevamo creare quella situazione di stare insieme famiglie con un soggetto autistico, ma portare le famiglie con un soggetto autistico in un contesto, chiamiamolo tra virgolette, normodotato. E devo dire che è riuscita veramente bene. Cosa diversa quando sento dire organizziamo, ci sono delle strutture per ragazzi autistici. A me questa cosa veramente... Assolutamente d'accordo, perché... assolutamente d'accordo. Hai detto una cosa importante, perché l'integrazione è la prima cosa, nello sport tutti insieme, nella vita, creare proprio dei compagni che praticamente stanno insieme. Cioè, integrazione nella vita. Quindi questa è la prima cosa. Anche se però per farlo dobbiamo prima di tutto dire alle famiglie che possono farcela, perché il problema tanto parte anche da noi. Io per esempio ho insegnato ai miei figli che siamo diversi, punto. E quindi anche adesso nell'usare dei quaderni diversi, loro dicono, ma sì mamma, io ci scrivo meglio su quelli da disgrafici. Io ho detto, ti importa che sono diversi dai tuoi compagni? No, anzi, poi i miei compagni vogliono quelli miei perché sono più belli. Voglio dire... ho detto, no, tanto siamo autistici, cioè è inutile, non ci possiamo nascondere che siamo diversi, e chi se ne frega, voglio dire, non è questo, come dire, se siamo di castani non siamo biondi, ma chi se ne frega, cioè non è questo, è la società che ci mette dei limiti decisi da chissà chi, tipo non puoi fare sport, ma chi è che l'ha detto, scusami, cioè non è detto, magari sono imbranata io a giocare a baseball, ma i miei figli magari sono bravi, cioè ma chi è che l'ha detto? Wow. Ma guardate come siamo messi a livello, cioè, di competenze, mica no, hai una certificazione. Oddio, io non so cosa fare. E che è che devi fare? Fai quello che fai con gli altri, voglio dire. Non è che devi fare chissà che cosa. E il problema è questo. Cioè, tutte queste paranoie, oserei dire, che si pongono gli altri sul fatto che perché siamo diversi, chissà, siamo degli alieni, cioè tra un po' ci spariamo laser con gli occhi, perché ecco. E dall'altra parte i genitori che sono terrorizzati di essere rifiutati, perché ormai hanno un'esperienza di rifiuto dietro, a volte non ce la fanno più, non ci provano neanche, perché dicono oddio, si sentono mortificati. Ora bisogna sinceramente fare un training di self confidence, quindi di essere sicuri di sé e mandarli tutti a quel paese, e chi se ne frega, ti guardano male e chi se ne frega, devi gestire una crisi in mezzo alla strada, l'unica tua problematica è evitare di essere messo sotto da una macchina, degli sguardi degli altri te ne devi fregare, e di quello che ti dicono gli altri e te ne devi fregare, perché vorrei proprio vedere loro che crisi gestiscono. Di solito maliziosi sono quelli che agiscono male, non capito? Quindi ecco. Stanno peggio degli autistici. Ma sai quante cose che ci sono in giro? Ma dai, non è l'essere neurodiversi. E vai, allora, io sto di tutto, ho il figlio che non parla, ho quello che parla bene ma racconta le favole, miscola tutti i discorsi, non si capisce cosa dice, e ho quello che è il professore che se tu solo dici una parola diversa da quella che dovrebbe essere ti secca subito dicendo non è giusto, bisogna dire così, insomma il piccolo professore, no? Purtroppo questa è noi viviamo in una società malata, dove io l'altro giorno ho scritto
l'ho scritto così di pancia, un mio pensiero, che ci siamo indignati davanti a delle cose che magari io posso condividere e tu no. Ci siamo indignati sul vedere magari un poliziotto che ammanettava in modo male un extracomunitario. E allora pensiamo, ma se era italiano non lo trattava così? E allora ci indigniamo se magari una persona si rimprovera una coppia di omosessuali che si baciano in pubblico, che io ritengo una cosa fondamentale per l'educazione della nostra, diciamo, di quello per cui siamo stati creati. Quindi onestamente io non vorrei mai far vedere a mia figlia di 4 anni due uomini o due donne che si baciano in pubblico, non mi piacerebbe. Però ci sono persone che magari la pensano diversamente, allora questo provoca indignamento. Poi magari di fronte alla disabilità, di fronte a una crisi di uno dei nostri figli in un luogo pubblico, magari veniamo guardati in modo strano, come se noi veniamo dalla luna. Però là nessuno si indigna. Guarda, cioè, io dicevo solo il fatto, non parlavo del lato omosessuale, io parlavo del fatto che molti soffrono di attacchi di panico, 3 milioni di persone riconosciute, persone, questa è una società che dal 94 in poi hanno delle depressioni, quindi si deve costruire un progetto individualizzato su ogni persona, cioè come fanno a capire, stanno peggio, cioè ci sono una disabilità non riconosciuta, cioè non sono i nostri figli, forse se andiamo a vedere affettivi, emotivi, i nostri figli ci danno molto di più. Quindi quando si parla di Ministero della Disabilità, questo detto al Ministro, guardate che dovete vedere la disabilità non riconosciuta, cioè questa società del correre, di andare avanti, di essere frenetici, di pensare solo al denaro fino a se stesso, di non lasciare, vedi quanti omicidi avvengono, quanti mariti, le mogli, i bulli a 12 anni, si parla solo di repressione, ma c'è un male di vivere che fa paura. Quindi a scuola non solo i nostri ragazzi, ma hanno dei problemi non riconosciuti, la maggioranza. Ormai non si parla più di autismo, questo è il mio nuovo concetto. Si parla di persone che si deve costruire una camicia addosso a misura. Se andiamo a misurare i parametri, vediamo che molti ragazzi hanno pure la sindrome dell'iperattività. Non riescono a seguire niente. Quindi anche a scuola bisogna fare una scuola diversa. Cioè, anche io me ne scappavo dalla classe, ero già autistico forse allora, mi piaceva la storia e la filosofia, determinate materie. Ma quanti ragazzi bisognerebbe costruire un percorso scolastico adattato a quello che sanno fare, voglio dire. E non è un male solo, è un male di vivere. Quindi quando noi parliamo di Ministero della Disabilità, sono disabili dall'inizio alla fine. E bisogna vedere con la igiene mentale tragedie annunciate. Oggi è una società malata. Cioè noi ci andiamo a introdurre, forse gli autistici sono di più, sono più normali, quindi che non sa manco avere dei nostri figli una concentrazione, non riesce a stare vicino ai nostri figli, anche chi ci sta vicino, le maestre di sostegno. Quindi noi ci andiamo ad integrare, c'è un percorso per tutti. È una società che non sta più nella norma per la pandemia anche. Quindi bisogna stare attenti, stanno avendo omicidi pericolosi. Quindi come fanno a giudicare i nostri figli? Ognuno delle persone, non c'è la normalità. Quindi io parlo di Città del Sole, un domani che ci si integra reciprocamente con scuole nostre e tutto. Scusa se ho interrotto. Esatto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, stavo dicendo che comunque quando ero là, Giorgio era molto piccolo e quindi non so come sarebbe stata adesso da grande, perché poi i problemi tendenzialmente vengono tutti fuori quando diventano grandi, perché da piccoli, bene o male, un po' tutti ce la si cava.
Quando diventano grandi, poi sinceramente non so cosa sarebbe potuto succedere là, però sicuramente hanno fatto una diagnosi precocissima, perché Joe aveva 3 anni ed era verbale, quindi un ragazzo verbale, cioè così piccolo, essere già diagnosticato vuol dire che erano, ci hanno dato la possibilità di intervenire molto presto. Poi aveva una terapia all'ospedale di UCLA tutte le mattine, dove io imparavo tramite un vetro imparavo tutte le tecniche per potermi relazionare con lui e fargli imparare tutto. Per esempio, la storia dei colori è una cosa molto importante, perché Joe non riconosceva i colori da piccolo, per niente. Per lui il sole era verde piuttosto che... i colori erano tutti a modo suo, e non voleva proprio impararli, quindi loro mi hanno dato la possibilità di... Non è che non volesse impararli, è perché lui era convinto di questo. Sono spiegato. Cioè, lui era convinto, però credo anche che comunque... Ma perché nessuno credo anche che facesse proprio fatica a riconoscere i colori, a riconoscere... È proprio quello il problema, certo, proprio quello è il problema. Quindi nessuno gliel'aveva spiegato, quindi per lui, cioè come per noi il bicchiere è bicchiere, no? Per la persona autistica, il bambino, e se non glielo spieghi, se non glielo fai vedere attraverso le strategie, per lui il bicchiere non esiste, non sa nemmeno... Sì, però Giorgio era particolare, perché lui era autistico, ma non era autistico. Nel senso, Giorgio è nato con una malformazione congenita e quindi l'autismo è arrivato dopo. No, allora se posso, da genetista, si chiamano sindromi. È dove l'autismo è una comorbidità, ecco, è dove diventa parte di un quadro molto più complesso. Esatto, ecco, solo per precisare, scusatemi. No, Giorgio aveva una sindrome molto rara, è nato con una sindrome molto rara, e da lì è partito anche l'autismo, cioè è stata una conseguenza della sindrome, ecco. Sì, quindi era molto difficile da diagnosticare, perché mentre in un ragazzo autistico, diciamo, senza comorbidità, no? Senza altre... Esatto, senza altre... Si chiama autismo isolato o sindromico, ok? Ok. Cioè, questi sono... Allora, Joe era un sindromico, dove l'autismo si è evidenziato dopo, scusami, almeno questo è il mio lavoro, dai, almeno sei qualcosa. Sei bravissima, almeno si è evidenziato dopo, poverina. Allora, perché sennò in difficoltà, no, ho capito che cosa intende, poverina, mettiamo in difficoltà. Nel senso che comunque poi, cioè, diagnosticare un autismo così è più difficile. Da piccolo è ancora più difficile, perché sembrava... magari che non lo volesse fare, oppure che magari, cioè, o che magari si era intestardito, o che magari, cioè, tante cose. Invece lui aveva una sua patologia che era proprio cerebrale, per cui anche l'autismo si era insediato, quindi, cioè, ancora di più. E loro sono stati molto bravi, perché comunque con la... diagnosticando l'autismo mi hanno dato tutti quei tools, diciamo, per poter intervenire precocemente, ecco. Però ecco, appunto, una cosa che stavo dicendo prima, che poi mi sono dovuta fermare, era che secondo me nessuno di questi ragazzi vuole essere autistico, nessuno di loro. Cioè, se noi potessimo fare una domanda, sia che sono... adesso non c'ho la batteria, aspetta, sono particolare, vabbè, sono io che sono il problema, cioè questa cosa non la posso dire, secondo me questa cosa che
E com'è sta cosa che io non posso dire che questi ragazzi non vogliono essere autistici? È vero, hai detto. Cioè, perché questo punto è il fulcro, no, di tutto, perché secondo me loro non vogliono essere autistici, no. Capito? Cioè, non c'è in difficoltà. No, ma poi hai delle difficoltà obiettivamente. Adesso io ho veramente delle cose irrisorie rispetto ai miei figli o dei sindromici. Però veramente sei in difficoltà e la società te le fa pesare, quindi effettivamente nessuno vorrebbe avere delle difficoltà, cioè io penso che su questo siamo tutti d'accordo, insomma, no, infatti. Però proprio per questo motivo il fatto di essere relegati, perché loro sono relegati, no? Sì. Con amicizie che sono quasi tutte di ragazzi, quando diventano problemi, adulti, quando diventano oppure, adulti. Cioè, questa cosa secondo me li penalizza moltissimo. Che io credo che comunque il fatto che loro possano avere degli amici che non siano autistici o che siano normodotati gli dia la possibilità di credere che loro non hanno solo questo problema. Cioè io nell'inclusione credo tantissimo. Io ci credo tantissimo nell'inclusione. Infatti nello sport con gli altri bambini e come facciamo noi, che sono tutti normodotati, i miei hanno dei modelli e riescono grazie a questi bambini a capire anche la bellezza di un gioco come rincorrersi, che se lo chiedete a me io vi dico vale retro, perché io non mi piace, non voglio essere toccata eccetera, però per dire, per poter interagire, sorridere e ridere insieme bisogna un po' comprendere le modalità degli altri, ma l'unico modo è stare con gli altri, perché cioè non lo imparo mica a tavolino, è come imparare il cinese a tavolino, poi vado in Cina e non so parlarlo, cioè devo andare in Cina a parlarlo. Ma loro amano le ragazze, hanno dei sentimenti normali, diciamo. Salvatore ama. Io direi che li abbiamo tutti i sentimenti, esatto, e che magari non li esprimiamo come vorrebbero, esatto, gli altri. A volte siamo estremamente sinceri. Hai detto bene, Salvatore amava la nipote di Salda Vinci a scuola, e allora quando la trattavano male, era innamorato, lui saltava sui banchi. E faceva perché quando la trattavano male alle interrogazioni, allora poi tenevamo uno a pagamento, un ragazzo che poi era un autodidatta, scrivendo con la tastiera muta, con la con integrata, Salvatore disse: io sono innamorato, la amo follemente, è la mia vita, e quando la trattano male è il mio modo di fare per proteggerla. Allora quando uno guarda un atteggiamento di questo ragazzo dice: ma quello è strano. Invece bisogna comprenderli, che loro comunicando hanno i sentimenti, voglio dire. Quindi capire cosa è successo, cosa ha fatto scattare il comportamento problema, no? Però se non si ha una classe, un corpo insegnante preparato a capire questo, è ovvio che per loro, no? Se i ragazzi sono autistici, sono tutti da psichiatria, specialmente gli adulti, poi non ne parliamo. Perché per quanto abbiamo questa scuola inclusiva, va bene, abbiamo tutti, anche noi genitori, abbiamo tanto da imparare. In primis noi, che non dobbiamo mai smettere di portare la consapevolezza fra genitori, soprattutto i neodiagnostichiani, i bambini neodiagnosticati, aiutarli ad affrontare un po' come abbiamo fatto noi. Certo, anche noi abbiamo sofferto, però una volta superata questa fase bisogna cominciare ad interagire fra genitori. Io do sempre, in primo piano metto sempre la famiglia, perché dobbiamo essere noi, dobbiamo essere preparati e coinvolgere i genitori, degli amichetti di scuola, degli amichetti, non so se vanno in chiesa, dello sport. Anche perché tra di loro riescono ad empatizzare, i bambini fanno in fretta ad empatizzare, quindi questo scambio di comunicazioni verbali, non verbali, tra pari è importante, perché il bambino autistico impara come i normodotati reagiscono e i normodotati imparano il linguaggio dei bambini autistici, quindi è questo. Però soprattutto poi dopo formare gli insegnanti,
Sì, però poi dopo questa cosa deve continuare, perché durante le elementari è una cosa semplice, anche cioè sono un po' animali, no? I bambini, cioè sono dei cuccioli, quindi comunque. E quando poi diventano grandi, appunto, è difficile. Ma il discorso continua oltre i 18 anni, cioè proprio questo discorso di consapevolezza, di non stancarsi mai di parlare di autismo, eccetera, perché l'autismo la parla, cioè tutti si spaventano di fronte alla parola, oddio. Cioè io ho un'amica che ha necessità di accompagnare la bambina a scuola perché lei lavora. Allora, tutte le ragazze che ha trovato per andarla a prendere alle 7:30 hanno sentito che il bambino è autistico, nessuno si assume la responsabilità di accompagnarlo. Cioè, per dire, no, a che livello? Allora, questo secondo Felice, me è un Felice, punto. Volevo dire che Daniela Loisi, forse lo non l'ha avuto, se glielo puoi mandare, perché non ho capito, dice che non riusciva a connettersi, perché non riusciva col link, una comunicazione, almeno per avere la... Forse non ho capito perché non è riuscito. Anche qui ti devo dire, Felice, no? Che se posso, anche qui c'è una grossa reticenza, perché molte famiglie purtroppo ancora, non dico che nascondono il fatto di avere in casa un ragazzo con autismo, ma no, e purtroppo è una realtà, è inutile. Anche se siamo nel 2021, purtroppo è così. Quindi è molto difficile la relazione con le altre famiglie, perché addirittura neanche con, a momenti neanche con i parenti lo si fa, perché tutti quanti hanno detto. Dobbiamo dirlo, infatti noi lo stiamo dicendo a tutti, penso che ormai siamo pure stufi di sentirlo, che c'è la Monia con il marito, i tre figli, noi lo diciamo ovunque, andiamo in supermercato, siamo autistici, quindi potete partire, si stappano le orecchie e la gente in realtà una volta che lo dici, infatti sono spiazzati perché lo dico col sorriso, e la gente si prende lì e dice oddio. L'orgoglio di essere autistici. Noi ma no, non è un orgoglio, no, non vorrei far passare questo messaggio. No. È solo un modo per spiegare alle persone che abbiamo delle difficoltà di stare tranquilli, che io so esattamente cosa fare e tranquilli, insomma, è gestibilissimo. Però no, non è un orgoglio, io non me ne frega niente se sono autistica o no, cioè non è quello il punto. Non mi sono espresso bene, tu autistica, io mi ritengo autistico, Salvatore. A loro, cioè non se ne fregano niente, diciamo, di... Più che altro quello, cioè io sono fatta così e fine, e sto solo, capito, devo seguire mio figlio e spiego perché lo sto seguendo, capito? Basta, le persone mi vedono tranquilla e sono tranquilli pure loro. Cioè dobbiamo cambiare questo atteggiamento. Sta per finire.
Eh sì. Tanto è il confronto, perché viviamo sempre con un confronto. Nel momento in cui tu metti da parte il confronto con gli altri e vivi la tua realtà, ma perché c'è sempre, cioè, viviamo col confronto, guarda a scuola. Ma nel momento Però in questa è cui cultura, è però questo culturale, è una questione culturale, è perché per culturale. esempio io sono stata molto fortunata ad essere negli Stati Uniti nel momento in cui mi hanno fatto Sì. la diagnosi, perché quando hanno fatto la diagnosi mi hanno seguita in una maniera pazzesca. Io facevo corsi per me e per mio marito e per tutti perché la consapevolezza dell'autismo era riconoscere la difficoltà, quindi io andavo a testa alta, come dici tu, io andavo a testa alta Certo. perché quando Giorgio aveva un problema o si buttava per terra o mi aveva spaccato qualcosa al supermercato, io non è che mi facevo il problema, dicevo, oh Madonna Santa, adesso io cosa devo fare? No, io andavo dal direttore e dicevo, è autistico, punto, fine, basta. Brava, esatto, così, fine, fine. E questa Ma cosa infatti è. io non, cioè me la sono portata avanti, ma perché sono stata aiutata all'inizio? Cioè io non ho mai fatto una coda, io non sono mai andata a, sono sempre andata a tutti i concerti, a tutte le partite di calcio, a tutti gli eventi sportivi. Io prendevo il mio bambino, mi mettevo lì e dicevo, è autistico, mi fate entrare, punto, basta. Cioè No, io era... invece, attenzione, noi no, noi facciamo le code. Io voglio che loro possano andare dove gli pare, vogliono Ma dirlo di però essere, chi se ne dipende dalla frega. persona, perché Gio non era in grado di fare una Esatto. coda, non era Non erano in assolutamente grado in neanche, grado. no, no, aspetta, non erano in grado neanche i miei, avevano le crisi anche ad aspettare un minuto. Abbiamo fatto proprio un allenamento temporale, ogni volta Guarda, aumentando di sei stata 5 molto minuti, brava. 5 minuti. Sei Ma stata guarda che io bravissima. sono hitleriana, mi dicono le terapiste. Cioè, io devo arrivare a quell'obiettivo e ci arrivo, cioè sono E io ne avevo cattiva. tante da fare, davo delle priorità, no? Per esempio, Ma anche noi. avevo... però ero Ma da sono sola e non autistica, potevo sono fare molto tutto. rigida. Non esiste Però un sei stata steomma, bravissima, capito? sei stata Ma bravissima, il mio io no. vantaggio è quello, fine. Il mio vantaggio è proprio che sono autistica, punto. Quindi so cosa devo fare. Io a Salvatore lo Anticipo le porto crisi, dovunque. capito? A Salvatore lo porto dovunque a Salvatore. Nei bar, Anche cose, lo io vogliamo lo porto bene. dappertutto, lo portavo dappertutto giù. Bisogna. Allora, con noi. Bisogna. Vai. Io lo portavo dappertutto, però sapevo che se lui aveva delle difficoltà, avevo la mia carta jolly, capito? Certo, E ma non all'inizio. mi... No, i miei figli ormai fanno tutto, ma all'inizio non potevo neanche farli aspettare un minuto. Loro ne avevano crisi H24 tutti i giorni, vero? Anche per un cambio di maglietta. Gli obiettivi Sì. erano tanti. No, 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 Volevo i dire. miei sono l'autismo Bravo. classico da manuale, però abbiamo lavorato proprio, sai, aumentando i minuti, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti. Siamo andati a Disneyland, hanno fatto le file da 50 minuti per 5 Esatto, minuti di giostra, pure eh? io. Dovunque. Noi abbiamo Brava. portato dovunque alle gite, dovunque l'abbiamo portato a Londra con la scuola, va Bisogna, dovunque. è Perché l'unico. anche perché io non dicevo Devono queste cose. Dicevo che ne sono talmente che ne sanno brava. tanti. Tutto Brava. devono imparare per essere autonomi e girare come gli pare. Brava. Anche E da poi. brava, avere anche le delusioni, no? Avere, ad esempio, mio figlio, cioè molti sono protettivi, no? Magari in un momento di crisi capita che magari dia uno spintone a qualcuno, eccetera. Non mi sto a giustificare perché se l'altro reagisce, dico, beh, vedi come hai fatto male tu, adesso hai avuto male dall'altra persona, cioè, deve imparare in una certa maniera. Cioè, io lo Anche perché schiaffo, questo non glielo ho mai dato, no? Però se lo è. prendere un'altra persona, sì, mi potrebbe dare fastidio, ma dentro di me, però non gli do torto, perché deve capire comunque come, con la pratica, visto che a Sì. casa non sono
abituata a dare. Ma io non dicevo, Moni, il fatto dell'orgoglio, io dicevo una cosa importante, dicevo che ormai noi autistici ne sono tanti, uno su 30 e in adulti si stanno dichiarando. Sì. E quindi esiste anche un mondo. Conti quelli lievi come me, sì. Quindi esiste anche un mondo autistico che sta per diventare la maggioranza. Quindi anche il mondo cosiddetto normale si deve integrare a noi, cioè alle nostre. Ma basta fare un po' e un po', non è che c'è bisogno di così tanti sacrifici, un po' e un po'. Un poco, quello volevo dire. Perché educare tutta la società è impossibile, oggi come oggi è impossibile, anche se si parla, no, di, ripeto, di consapevolezza, perché si dice che è la società che deve adeguarsi a noi, cioè agli autistici, e non il contrario. Però invece facciamo 50-50, cioè il cambiamento deve venire gradualmente, non puoi così tutambo, no, pretendere. D'accordo. Quindi, lavorare sulla consapevolezza in tutti gli ambiti, dall'elementare, anzi dai nidi, dagli ospedali, fino a quando i ragazzi diventano adulti. E vi dirò di più, purtroppo, siccome l'autismo dopo 18 anni è incanalato nel centro di salute mentale, fortunatamente io sto trovando degli psichiatra che ammettono di sapere di non sapere. Vero, vero. Sì. Sì, perché dicono, signora, noi non sappiamo come trattarli bene, mi fa piacere. E piuttosto adesso stanno chiedendo corsi di formazione, perché sebbene io fossi contraria comunque al discorso della cura psichiatrica, purtroppo la sanità è quello che ci offre. Allora, chi si vuole adattare agli aiuti pubblici, degli enti pubblici, purtroppo gli tocca il centro di salute mentale. Chi invece, come noi, abbiamo scelto di vivere, di crescere i nostri ragazzi, rispettando soprattutto la loro personalità, ecco, perché questo è fondamentale, ognuno di noi ha un proprio carattere, e come a me non piace essere cambiata, anche a loro non piace essere cambiati, no? Modellati sì. Quindi io, tutte queste terapie, tutti questi genitori che si accaniscono 20, 30, 40 ore di EBA, cioè, sì, va bene finché sono piccolini, però poi dopo gli devi insegnare la vita. Devono la pratica. Uscire. Brava, la vita. La pratica, vita. Dal tavolo alla pratica. Brava, brava, la pensiamo alla stessa maniera. Immigrata. Beh, insomma, poverina, è vero. È vero. È vero, era là. Ma io sono stata fortunata. Io sono stata molto fortunata, perché ho incontrato delle bellissime persone, infatti le ho scritte tutte. Anzi, le ho scritto poco, perché in realtà... io sono stata molto fortunata, quindi diciamo che loro mi hanno accolta in tutti i sensi, no? Joe aveva sempre, abitavamo in una casa che era una casa dell'università di UCLA, un appartamento era, e c'erano sei bambini della stessa età, nella stessa casetta. Negli stessi appartamenti c'erano sei bambini, ed era stranissimo, perché di solito sono tutti ragazzi di 20-25 anni che vanno all'università, e lui ha passato veramente dei begli anni. A scuola è stato sempre trattato bene, poi col fatto che io ero italiana gli portavo la pasta con il pesto, la pasta con il sugo, loro erano tutti contenti. Insomma, bisogna sfruttare queste. Per i amici. Colpisce sempre la cucina italiana. Sì, avevo fatto anche la giardiniera un anno, avevo fatto un sacco di barattoli di giardiniera, li avevo portati a scuola, li avevano venduti per poi darli come... Sì, cioè, quindi io sono stata accolta molto bene negli Stati Uniti. Io ho vissuto un'esperienza bellissima, sia a livello medico... Dove? Negli Stati
comunque, in dove? In California, Los Angeles. La parte più bella, sei stata la parte più bella, sì. Sei stata la California, bellissima. Sì, bella anche l'indiana, anch'io sono vissuta in America un anno, è stato meraviglioso. Gli autistici che da grandi vanno sono la meritocrazia, ragazzi, per noi che siamo così rigidi, studiamo, facciamo, cioè in Italia non riuscivo a capire le domande, lì si fa i quiz, o una è vera e due sono false, no? Come in Italia che è una vera, una mezza vera, una non proprio falsa, dici, e sei lì che dici porca miseria. E io andavo molto bene lì, io ero felicissima. In Italia gli autistici non riescono ad accedere, non so, in America hanno il sé politico al liceo, soprattutto quelli che non riescono a trovare tecniche informatiche. All'università parlavo con Bevino, che mi dice, guardate, ma noi dobbiamo trovare una forma per farle comunicare. Ma in realtà solo qualcuno che parla, solo Paolo Valerio, ha fatto il miracolo di far laureare con la comunicazione scritta, integrata, facilitata una persona. Perché anche studiare, comunicare, la prima cosa, gli autistici che non comunicano, in realtà difficilmente arriveranno. Bisogna distinguere i gradi di autismo, bisogna trovare delle tecniche informatiche. Ma dopo i 18 anni, per tutti gli autistici, soprattutto quelli che non hanno la parola, è il vuoto, gli amici, ritornando al tema dell'amicizia, le strutture, per loro è pronta, ve lo dico, in 28 anni di esperienza da presidente di associazione, ho conosciuto tutte le associazioni nazionali, non ci sono autistici nelle linee guida, ma vengono chiusi negli istituti, in TSO, perché non riescono a comunicare, dove non usciranno più, deve cambiare questa mentalità. Sì, ma infatti uno può non parlare, ma può scrivere. Ci sono degli autistici che scrivono anche dei libri senza riuscire a comunicare verbalmente. Però oggi questo deve cambiare, questa mentalità. Gli autistici devono avere la loro vita, devono scrivere, devono parlare, devono essere prima loro. Sì, ma non è che siamo alieni, siamo umani. Il problema è questo, cioè i diritti umani sono anche per noi. Però il problema è che si dimenticano. Questo ho detto. Diritto al gioco. Nessuna squadra ti prende diritto a studiare, la scuola non ti vuole. Se non fai il pay, il pay deve essere diversificato e non semplificato, perché sennò quella scuola non te lo prende. Ma dico, ma sei scemo? Questo ho detto all'inizio della disabilità. Siamo tarati. Ma tanto. Che tra poco non avranno più allievi, non avranno più personale. Che sono ma anche se non autistici hanno altri problemi. Cioè ci sono tipo tre insegnanti di sostegno in una classe da 25 bambini, ragazzi. Cioè, ma è incredibile, dai. C'è l'assistente alla comunicazione. Comunque dopo 18 anni, Felice, non c'è niente, è molto bello quello che abbiamo fatto. Dopo 18 anni non c'è niente. Sabato prossimo ho un problema. Ho il catechismo. Pure quello faccio con gli altri bambini. Esatto, e nessuno che mi dica di no. Il prete ha detto, chiede, cosa volete dal catechismo? Io ho alzato la mano e ho detto, perché noi dovremmo chiedere qualcosa a voi? Siamo noi che vi offriamo qualcosa. Brava. Tutti spiazzati, zitti. Sì, stiamo andando a fare anche il catechismo. Gli facciamo tutte le schede in CA e le diamo anche a tutti. Brava. Capito? Hanno da dare, io sempre dico che abbiamo da dare, perché mi ritengo anche io un po' così, no? Ormai mio figlio ha 33 anni, quindi se non sono autistica io, figurati, no? Nel senso che ho imparato il linguaggio di mio figlio e noi, ecco, noi ci siamo adeguati tanto a lui, ecco come è cresciuto mio figlio, cioè 33 anni. No, ma ci credo! Non ce n'erano terapie 33 anni fa, figurati che a 6-7 anni si sono decisi di dire, insomma, qualcosa su Marco. Comunque, dopo 18 anni, dobbiamo continuare questo tema, perché dopo 18 anni non c'è niente, c'è il vuoto in Italia. No, assolutamente. E gli amici, dobbiamo unirci, gli amici quando si fanno grandi ti stanno vicino, come a scuola di Salvatore, però ancora lo vogliono vedere, però hanno la loro vita.
noi dobbiamo creare dei momenti di aggregazione, dobbiamo permettergli di fare tutto, ragazzi, cioè finché non possono fare tutto e fare anche uno sport e andare dove gli pare, anche di dare un calcio e di riceverlo, uno schiaffo. Ma porca miseria, neanche quello, cioè lo sto... Una parola, magari non i mobbing che si suole dire. Una volta, vi dico solo questo piccolo esempio, quando Marco andava a scuola alle medie, e sai, c'era il momento della ricreazione, un giorno mi chiama l'insegnante di matematica e mi fa: oh, guarda Maria Pia, che tuo figlio ha dato un calcio ad un compagno. Beh, io sono stata ben felice, lei pensava che io dovessi dire: ah, non vado a casa. Ho detto, lo sai che mi dà una bella notizia? Perché vuol dire che Marco lo ha visto fare, l'ho ricevuto e l'ho ridato. Esatto, vero! Io sono stata ben felice, perché lei pensava che io dovessi, chissà, ammazzarlo, mio figlio di morte. Dico, beh, se l'ho fatto è perché lo ha visto fare, lo ha ricevuto e l'ha restituito. Boh. Di là, tromba, trombetta e trombone, non me ne frega niente, insomma. Quindi... Ragazzi, ci vediamo sabato prossimo, allora. Se le... Io appunto ho catechismo, vi farò sapere come va. Leggete tutti questo libro. Sì, certo. Facci il libro. Leggetelo, passate la voce a tutti. Passiamo la parola. Non c'è un editore, si compra su Amazon, purtroppo non ho un editore. Stai tranquilla, comprensibile, sappiamo come funziona, se non gliene frega niente, stai tranquilla, su Amazon. Tanto compriamo tutti su Amazon. Ok, e tutto andrà a un progetto che è per l'autismo, che è della TMA. Perfetto. Ippolito Caputo. Multisistemica in acqua. Ok. Tutto quanto verrà devoluto lì. Tranquilla, sappiamo che non diventi ricca. No, l'ho fatto una cosa. Chi è che diventa ricca? Vabbè. Siamo stati a pugno chiuso un anno, una bella esperienza a pugno. Ciao. Il time timer! Vabbè, un minuto. No, neanche troppo, via. Suona, finito il tempo. Basta! Basta! A sabato prossimo chi vuole partecipare? Sabato prossimo. Ok. Ciao, grazie ragazzi. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Ciao. A dopo, ciao.